qua, finalmente, ben ritrovati. Questo è un nuovo lavoro, siamo ritornati dopo tantissimo tempo. Un video senza musica, perché è stata praticamente la nostra rovina, ecco perché non siamo più riusciti a caricare i video. Abbiamo fatto dei nuovi lavori, alcune foto le abbiamo postate sulla pagina, però la nostra rovina è stata la musica, perché anziché utilizzare in alcuni video la musica che mette a disposizione YouTube, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto delle canzoni famose e c'erano dei problemi poi per pubblicarle, quindi non so se dipendeva dal marchio SIAE, insomma, dalla privacy. Ecco, abbiamo avuto quindi dei problemi per caricare i video e quindi niente, adesso vediamo poi col tempo se riusciremo magari a risistemare tutto e quindi eccoci finalmente qua, senza musica, senza neanche il disegno questa volta. Abbiamo così improvvisato per la fretta di registrare nuovamente un video. Un lavoro molto estivo questo, diciamo così, anche se poi è una collana da utilizzare in qualsiasi occasione, non in pieno inverno, non la vedo, però ecco, è più estiva e primaverile questa creazione che andremo a fare quest'oggi. Cercherò di spiegarvela visto che non c'è il disegno. Allora andremo a mettere come terminale questa pietra, poi partiremo con le perline, alternando questo colore con questi un pochino più brillanti, simile a Swarovski. Dopodiché ci sarà questa pietra che metteremo in verticale, di nuovo le perle, alternate anche queste con quelle che vi ho fatto vedere prima, e poi andremo a mettere la collana, quella terminale, questa poi sarà quella d'aggancio finale. Eccolo Rick che sta preparando praticamente tutto il materiale. Nel frattempo volevo cogliere l'occasione per ringraziare i nuovi iscritti perché il canale sta crescendo. Siamo a 16, che siamo proprio esagerati, però comunque, vabbè, la cosa ci fa piacere perché da 11 siamo saliti a 16. La pagina siamo sempre sui 74-75. Anzi, mandateli invidia ai vostri amici, no? Magari invitateli, cliccate lì dove c'è scritto praticamente invitate i vostri contatti e invitate i vostri amici a iscriversi sulla nostra pagina, no? Ci aiutate a farci crescere. Certo, non arriveremo mai a livelli tipo quelli di Onorina o di Clio Makeup, però insomma ci piacerebbe un attimino salire di poco, diciamo, ci accontentiamo. Ecco, sta prendendo forma la nostra collana, vedete? Allora, abbiamo messo come base appunto questa pietra e poi qui alterniamo la pietra, la perlina su questo beige scuro con il Swarovski e con questa catena. Eccola. Poi c'è la pietra, quella che mettiamo in verticale e poi andremo a mettere tutto l'insieme delle perle e la catena finale che vi abbiamo fatto vedere prima. Come vedete, abbiamo fatto questa prima parte della congiunzione praticamente con la catena. Questi sono i separatori. Questo è il filo di rame che Rick utilizzerà per intrecciare la perlina.
Eccoci qua, stiamo al quasi completamento della collana, vedete siamo arrivati praticamente alle due pietre laterali, eccole qua, e poi continueremo con questo lavoro qui. Sì, strada facendo abbiamo cambiato, volevamo mettere tutte quante insieme, unite praticamente queste perline, poi abbiamo visto insomma che la cosa non è che era molto bella esteticamente da vedere, quindi abbiamo cambiato, facciamo di nuovo questo alternarsi, un altro pezzo e poi ci sarà la collana di chiusura. Ed eccola qua la collana terminata, vedete questa volta abbiamo cambiato un po' il genere. È una collana alternata con delle pietre, con le perline e delle catenelle. E niente, noi speriamo che vi sia piaciuta anche questa nuova creazione, quindi siamo di nuovo ritornati e ci metteremo di nuovo all'opera e cercheremo di usare meno musica o perlomeno quella di YouTube, come vi spiegavo all'inizio, perché insomma con l'altra abbiamo avuto dei problemi e quindi neanche abbiamo potuto inserire e caricare su YouTube tutte le altre nostre creazioni, che erano 3-4 creazioni che abbiamo effettuato. Niente, vi aspettiamo alla prossima e mi raccomando, cliccate mi piace, invitate anche gli altri a iscriversi sia sulla pagina che sul canale. Ciao da Mary e da Rick.